una partita che sembravate portare in porto e gestire. Gestire anche tanto, perché abbiamo avuto due grosse occasioni, una l'abbiamo concessa noi, l'altra nel palo, quindi è stata una partita molto difficile, soprattutto secondo tempo per noi. Siete schiacciati troppo, forse. La stanchezza, purtroppo, un po' la stanchezza, un po' pesato un po' anche l'altra partita, questa, le vicinate, poi dovevamo scontro la squadra che giustamente cercava tutti i costi pareggio, c'erano queste difficoltà. Una vista bene, già, insomma. Io sì, io ho visto un grande secondo tempo, la squadra di Sapura, una squadra che voleva raggiungere un risultato. E niente, non arrivo, ma neanche meritando, avremmo avuto l'occasione, ma credo che il pareggio sia Comunque con un buon punto sì, per voi, no? sicuramente, sicuramente. Dove vuole arrivare questa fermata, mister? Arrivare il prima possibile alla quota salvezza che non sappiamo qua. E poi dopo si vede. Allora, bene, come arrivarci al 40 punti la quota salvezza. Ma non credo che basti un non basta 40 punti. 41. 41. Non lo so, non credo. No, dici niente. Secondo me basta. Primo tempo però meglio, no? Partita equilibrata, sì, poi sì, davanti sì. L'idea comunque di avere, non dico la partita in mano, No. però di gestirla nei suoi momenti. Sì, primo tempo sì, secondo tempo siamo stati un po' schiacciati, abbiamo avuto solo quell'occasione di Sperotto, lì e basta, abbiamo concesso il campo e credo che alla fine la Giana abbia evitato Sabato un'altra partita. difficile. Pagate molto questo discorso delle tre partite una settimana dopo la sosta. Beh sì, io credo per i giocatori giocare così vicino, partite così vicine, poi anche la serie di non sono tanto convinto di questi orari. Fa freddo, campo ghiacciato. Sui cambi, non so, rifarebbe qualcosa. No, ma noi abbiamo avuto una gestione, ripeto, ci siamo schiacciati per il merito della Giana, abbiamo avuto qualche ripartenza, ho cercato di mettere gente fresca, perché non è più strano, rifare gli stessi cambi. Sul gol annullato, ma voi per fuori gioco, si vedono. Ma io non commento mai le decisioni dell'arbitro, se ha fischiato è perché ha visto fuori gioco. La Ua che della Giana di un tempo. Sì, Quello che sì. era sembrava difficile arrivare Difficile, ma non sto mai a sindacare su queste cose. Ok,